una idea di governo della regione siciliana che guida il programma, non ci sono assolutamente città Cenerentola, tutte le città, tutti i paesi, tutti i comuni, anche quelli delle aree interne, avranno la giusta dignità, avranno ruolo, avranno la possibilità di sviluppo, cosa che è, diciamo, la linea che percorre tutto il programma di governo. Sviluppo del territorio in tutti i contesti e in tutti i settori. Gli ultimi sondaggi vi danno dal secondo al terzo posto, che cosa sta succedendo? Ma guardi, io non ho rispetto per chi fa i sondaggi, però credo che questi sondaggi sono suscettibili di numerose variabili. Sappiamo che c'è una fetta enorme di astensionismo, altrettanto enorme è il numero di persone ancora indecise. Ci sono ancora quasi 15 giorni di campagna elettorale, quindi credo che c'è tutta la possibilità di cambiare quelle che sono le attuali previsioni dei sondaggi. Ritiene che l'uscita del Movimento 5 Stelle vi ha danneggiato nella campagna elettorale? Quello credo sia un dato di fatto, perché è venuta meno una parte, diciamo, importante della coalizione e quindi del sostegno alla mia candidatura, ovviamente. Caro Bolletti, sicuramente su questo c'è un provvedimento, diciamo un'idea di provvedimento veramente concreto, cioè un fondo regionale di solidarietà per le famiglie a basso reddito, ma anche per le imprese, le attività commerciali, proprio per aiutare nel pagamento delle bollette. Sul tema dei rifiuti c'è un nuovo piano di trattamento dei rifiuti, che parte, tenendo conto anche delle indicazioni europee, da quella che oggi non si chiamano più in realtà rifiuti, ma si chiama il post-consumo, cioè le materie che di scarto, quindi quelle che noi chiamiamo i rifiuti, devono innanzitutto essere trattate, quindi creare degli impianti di trattamento per questi materiali, per il riciclo ovviamente, impianti di prossimità, un'ottica poi di, diciamo, progressiva dismissione delle discariche e di bonifica di quei terreni, e poi per quella parte di rifiuto che non è, diciamo, in alcun modo più trattabile, ma che va smaltito, quindi quello di risulta, pensare degli impianti di nuova tecnologia, quindi impianti che siano meno impattanti rispetto all'idea del termovalorizzatore.